Signore e signori, stasera avrete una straordinaria attrazione. Il famoso domatore di cavalli, nonché popolare scrittore, Bronco Bob Mitchell. Bronco Bob Mitchell non ha mai domato un cavallo in vita sua. No, allora quei libri che ha scritto, I predoni di bestiame e I ladri di cavalli. Ma io l'ho smascherato, leggi il mio giornale. Se davvero è così, è un bello sfacciato. Si sa che è vero, e scommetto 10 contro 1 che non oserà mostrarsi a cavallo né oggi né mai. Bob, tu non sei un cavalcatore, anche il cavallo lo sa. Lascia andare il cavallo, entri in pista e ti metti a cantare una delle tue canzoni. Al pubblico diremo che hai una lombaggine. Pete, hai letto quello che Manning ha scritto di me stamane sul giornale? Ma sì, l'ho letto. E il mio pubblico deve credere che lui ha ragione? La verità è che ha ragione, sicuro. Senti, Bob, sono io che ho iniziato questa montatura per vendere meglio i tuoi libri. Sì, sì, ora viene. Ma no, non di qua, dall'altra parte. Lo so perfino io. Diana, dovresti... Mitchell, adesso? Il premio di $10,000 aspetterà. And let me ride the painted hill, my love, where I can speak with passing stars and touch the moon above. Give me my saddle and let me go up where the rivers start, where I can let the western breeze go singing through my heart. They must have used a magic brush to paint the west so fair. I know it must be just a step up to heaven from there. So my saddle, and while I live, I only want to ride the purple hills and have my love riding by my side. While I live, I only want to ride the purple hills and have my love riding by my side. Pilotto, scendi prima che ti pizzichi il padrone. Scansati, ti investo. Scendi immediatamente di lì. Io sto giocando al cowboy. Lo sai quello che ha detto il padrone? Che se ti ripigli a fare il cowboy ti caccia via. Davvero? Andiamo, aiutami a vendere la roba. Ehi, Gianni, hai visto? Ho quasi cavalcato un asino per davvero, eh? Ma hai mai cavalcato un asino? No. Beh, prova a cavalcare te stesso. Andiamo, noccioline! Ma da tazzino. Salsicce, 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 salsicce. Ha mai cavalcato un asino? No. No? Allora mi salti addosso. No! Bene, Manning si è convinto che Bob ci sa fare? Sopra un cavallo al passo, non ha niente a che fare con l'eroe descritto dai suoi libri. Lei è proprio irriducibile. Senta, vorrei proporre... Mi dai una salsiccia? No. Salsicce? Pinotto! Noccioline! Vai, salsicce, salsicce, ce le ho speciali! Ragazzo, 5 noccioline. Beh, 5 noccioline. Pronte, eccole!
Allora, uno, due, tre, quattro, cinque. Ma il signore ne vuole cinque sacchetti. Ma cinque sacchetti? Si capisce. È un grossista. Tu sbrigati. Uno, due, tre, quattro, cinque, no. 56. Eccoli. Noccioline, noccioline. Ehi, Gianni. Eh? Gianni. Che è stato? I soldi sono andati a finire nel... Ma dove sono? Mi vergogno. Ma che hai? I soldi. Ma dove sono andati? Nel canale, nel canaletto. Ah, non guardare, Libertino. No, aspetta un momento. Cerca di farla alzare, scendono giù a basso. Farla alzare? Sicuro. Scusi l'ardire. Gradirebbe un posto migliore? No, grazie, sto molto bene qui. E ho pagato un dollaro per questo posto. Lo so, ma mezzo ce l'hai già ripreso. Ehi, pilota. La faccio alzare io. Tu vai giù e prendi i soldi quando cascano. Bene. Vai, muoviti, su. Avanti. Ehi, sono cascati? Li ho visti passare. Ma i soldi? Sono in una scarpa. Scusi signora, lei sta proprio comoda? Sì, comodissima. Se volesse stare proprio come accanto si leverebbe le scarpe. Senta giovanotto, se lei non smette di darmi consigli chiamerò la polizia. Ehi, scaldagliela. Scazzi. Ehi, invece di infastidire i clienti, fai il tuo giro. Ma io... Ti ho detto gira. Sì, vado. Quel venditore era infastidito, signora. Mi consigliava di levarmi le scarpe. Finirò col cacciarli via tutti e due. Pinocchio, lo senti cosa dice? Non raccolgo insinuazioni. Voglio levarmelo dai piedi. Niente fretta, eh? Se ne va! Zitto! No, se ne va! Non ti ritorna! Ecco, non ti ferma! Sta zitto! Ma io non esco! Non parlare, forte! Se non sono sicuro, non esco, eh! Sta fermo! Non spingere, te l'ho detto! Ma chi spinge? Tu! Ma io non spingo! Come no? Ma te lo so! Ma se mai mezzo schiacciato! Zitto, aspetta! Che c'è Gianni? Cosa c'è? Dove l'hai preso il cappotto di pelliccia? Ma che cappotto di... Ma non te l'hai fatta la barba? Come te l'hai cresciuto? Continuavi ancora a firmare autografi, mi pigliavo un accidente. No! Lo tengo! Attento! Tu vai di là! È ferita, signorina? Sta benissimo! È stata brava davvero! Chiudetelo! Sì, ci pensiamo noi! Si è fatta male? Sto benissimo, Gio, davvero. Non si è fatta niente? No, soltanto lo stinco. Oh, poverino. Sono veramente spiacente. Lei è dunque il grande Bob, la gloria dell'West. Non si sarebbe detto. Qualunque cowboy avrebbe fermato quel toro restando a cavallo. Vieni via prima che vengano quelli. No, un momento, se si è fatta male. Ma che vuoi perdere il nuovo contratto? Lei sta benone. Glielo dico a lei di venire via se raccontano questa storiella rovinato. Vada pure, signor Mitchell. Non voglio rovinare la sua brillante carriera. La senti? Via! Andiamo! Rovinanna! È svenuta! Portiamola al pronto soccorso. Siamo proprio addolorati. È colpa nostra. Senza volere abbiamo aperto il cancello a quel marito della vacca. Vuol dire il toro. Non dire sconcezze. Oh, non ve la prendete. So che è stata una combinazione. Su, andiamo, eh. Adesso fate portare una barella. Una cosa leggera. Io telefonerò in clinica per il letto. Che in clinica? Ma dottore, stasera io ho la finale delle gare a cavallo. Ah, certo. Questo è da vedersi. Può essere solo una contusione, ma voglio la radiografia. Ed ora, signori e signore, le finali per la gara delle donne a cavallo. Le più belle cowgirls d'America che rischiano la vita e lottano per il gran premio di $10,000. Permesso? Si nasconde al suo pubblico? No, e grazie a lei lo ho ancora. Volevo solo dirle quanto mi addolori d'incidente. Lei non sa che qualunque ragazza rischierebbe la pelle per salvare la vita al grande Bob Mitchell. Tutti dicono che senz'altro il premio di $10,000 era suo. E diminuirebbe il mio rimorso se ora accettasse questo assegno. Non sapevo come si scrive il suo nome e allora l'ho fatto così. Che le prende? Teme che io possa dire che è un pallone gonfiato? Non vorrei mai disilludere il suo pubblico, illustrissimo signor Bob Mitchell. E ora tenga il suo assegno e se ne vada.
Sono riuscita ad addomesticare Manning. Domani scriverà che sei un cavaliere fantastico. Come sta quella? Va benissimo. Allora tutto sistemato. Già, tutto sistemato. È stato un brutto colpo per lei. Suo padre c'ha un ritrovo campestre nell'West. Se vinceva il campionato, sai, i clienti... Dov'è questo ritrovo? Ma che te ne importa? Tu ora vai a casa a scrivere la nuova avventura. Voglio finire questa prima. Vieni, usciamo. Ha dei pensieri. Come fai a saperlo? E chi lo sa? Ehi, Gianni. Che c'è? Butta un assegno di $10,000 e purtroppo non è a mio nome. Ma chi era l'intestatario? Un certo a vista. Credi... Ehi, Giovanotti! Il direttore! Vieni! Entriamo qui al buio. Zitto, non ti far sentire! Ti sentono! Ma me li sento io sotto! Avanti, chiudiamolo questo! Ora andiamo all'altro. Ehi, ragazzi! C'è nessuno dentro? Solo noi vacchi! Bene! Avanti! 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 Ai! Ai! Ah, che mi tassa in mente! Oh, Gianni! Infila! Gianni! Gianni, mi vuole infilare! Che ti fate voi ancora? Sappiamo! Gianni! Dove andate? Dove? Fermi! Dove saranno andati ora? Forse verso il treno. Ehi, Gianni! Cosa c'è? Guarda! Questo è il fischio! Dove? Ma quello! Qui! Ma che fischio! Qui! Ma... Qui! Chiudete! Chiudete l'acqua! Chiudete! Chiamali qua, vieni! Sono stati loro! Oh, presto, corriamo! Allora, ragazzi, cominciamo! Va bene! Oh, aspetti che le do una mano. Grazie, amico. Prego. Ehi, un momento! Monta su! Eccomi! Zitto! Si è spenta la luce. Ma che spento, andiamo. Oh, ce la siamo cavata, eh? Speriamo bene. C'è ancora pericolo? Oh, dai un'occhiata là dentro, guarda. Ma perché non ci vai adesso? Andiamo, sbrigati, apri la porta. Ma tu mandi sempre me. Andiamo, ma di che hai paura? Avanti. Niente. Non ci sono, non sono salito. Meno male. Ah, sono proprio stanco. Che succede? Gianni! Che c'è? Gianni! Ma che c'è? Che ti piglia? Ci rapisco. Che stai facendo con quella bandiera? E chi lo sa, stava attaccata là di fuori? Ah, posala lì. Beh. Che gioco è? Facciamo un poker. Poker? Ma non l'ho mai giocato, perché io gioco poco a carte, perché mi sbaglio con tutti quei numeretti. Mai giocato a poker? No! È un po' come i dadi? Sì, è un po' una specie, sì. Siedi, te lo insegno. Benone, così imparo, eh? Sicuro, qui si gioca fra amici. Il primo che imbroglia gli porto via il cappello. Certo. Quanti jeep vuoi? Jeep. Devi comprarli, no? Quanti ne compro? Secondo quanto hai. Ora vedo.
Ma che fai? Ma perché tanto allegro? Mi facevo il solletico. Ah, non c'è niente da ridere. Può darsi. Ecco, do le carte. Bene. È la messa. Come dice? Ho detto, è la messa. Ma ci vado la domenica. Chi non va alla messa non può giocare. No, lui diceva del piatto. Cameriere? Cameriere? Porta un piatto, per favore. Oh, ecco la messa, avanti. Ma quelli li chiamavi chip prima. Hai aperto? Io ci sto. Tu che fai? Devi dire se ci stai. Ah, devi avere più di lui. E lui quanto ha? No, metti un dollaro nel pozzo. Che vorrà dire? Ma no, sulla tavola. Ah, sulla tavola? Certo. Ma è possibile che tu sia così scemo? Ma me l'hai detto tu! Stai zitto! Ehi, il dollaro, è subito. Ma che parli? A te. E adesso come me la cavo? Mi scusi, siediti. Prego. Ma non lo facevo siediti. Così grosso io, sai. Siedi. Era più piccolo, era. A sedere non sembrava. Stai zitto. Di prima. Meno male. Ma purtroppo non ho vinto quel premio. Ma com'è andata, dimmi? È una storia lunga, andiamo. Proprio una storia lunga? Salve. Oh, signor Mitchell. Non dimentichi che il treno sta per ripartire. Il signor Mitchell? Il famoso Bob? Sì, signore. Felice di conoscerla. Ho avuto il suo telegramma per la prenotazione. Onorato di ospitarla. Grazie, signor. Nostro ospite? Sì. Nel nostro ranch. Sì, e quando l'hanno saputo i ragazzi hanno fatto festa. Lei avrà un bel da fare a rilasciare autografi, credo. Alabam, eccola. Alabam, come stai? Bene, ora che è tornata. E qui pare proprio un deserto quando non c'è lei. Oh. signor Mitchell, le presento Alabam, il nostro capogruppo, il più gran cavallerizzo della regione. Lietissimo, tanto piacere. Il piacere è mio. Lui è invincibile al polo. Dovreste misurarvi insieme un giorno. Andiamo, Alabam. A più tardi, eh? Buongiorno. Ben arrivata, signorina Anna. Sì, grazie tante. Do una mano a caricare la roba. Va bene. Finalmente è tornata.
Li hai spogliati tutti, eh? Come no, il poker lo sapevo benissimo. Ehi, Johnny, gli indiani si attaccano! I carrozzoni in circolo! I carrozzoni in circolo! Non siete le donne! Caricate tutte le armi! Allarmi! Ricordi! Fuoco! Fermati, vende ricordi! Sicuro, vengano al mio banco. Vuole ricordi indiani, profumi, frecce, archi? Lei vende frecce e archi? Certo. Ah, buona idea, non vedevo l'ora. Figurati di infilzare questi sporchi indiani. Taci! Ti vuoi impicciare con gli indiani? Lascia andare, non aver paura. Guarda un indiano e vedi un vigliacco. Ecco l'indiano. Ecco il vigliacco. Favoriscano, signore. Ti sei incantato? Andiamo. Rimettete i carrozzoni! Sì, è passata! Vabbè, vabbè. Ehi, Gianni, guarda! Vero arco e freccia indiani. Ma che indiani? Fatti a New York. Non ci sono gli indiani a New York. Lascia andare. Ecco, signori, questo è il famoso rinfrescante indiano, ottimo per il viso. Ah, bene, è quello che ci vuole. Beh, vendiamo. Comprane uno. Ma tu quando hai messo la mano in tasca hai fatto tutto. Avanti, compralo. Io per te sono la vacca da mungere. Tu, sbrigati. Ecco. Meno male. A lei. Rinfrescante? Così. Sì. Ma chi sei qua dentro? Dove andato? Eccolo, ah, eccolo. Aspetta un po'. Ma che ho fatto? Ah, ce l'avevi proprio con me, eh? Almeno dimmi perché strillano laggiù. La mia tribù dice che l'uomo che mette una freccia nella tenda di una ragazza da marito deve sposarla. Oh, è una bellissima, magnifica legge. Una legge veramente giusta. Sposala. Ma tu sei pazzo. Ah, tocca. Ma che avevo? Tu hai messo la freccia nel cuore della sua tenda. E ora devi sposarla. Ci vediamo, eh? Andiamo! Ma io adesso andiamo! Non posso sposare! Questa è la legge! Non sono in forma! Ma può essere carina! Ma non me ne importa niente se è carina! Può essere la più bella ragazza del mondo! Oh! Rettifico! Proprio nel mezzo del suo cuore! No, si sbaglia! Quella là è la tenda di mia sorella! Davvero? Sua sorella? Ehi Gianni, saranno gemelle? Vai a vedere. E si capisce. Sorellina! Sì, amore! Oh, che cara, mi ha capito senza vedermi, mi ha detto sì, amore! Non piangere, sorella. Faremo le nozze o la guerra? A tisket, a tasket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mummy. On the way I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in a pocket. She was trucking on down the avenue, but not a single thing to do. She went a peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. Oh gee, I wonder where my basket can be. Sail away, sail away, sail away, sail away, sail away. Oh dear, I wish that little girl I could see. Sail away, sail away, sail away, sail away, sail away. My yellow basket. Won't someone help me find my bag? Me happy again, again. Was it red? No, 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 no. Was it green? No, no, no. Was it cerise? No, no, no. Just a little yellow basket.
seguendo? Bisogna pure che ti sorvegli, stai facendo una pazzia. Ehi, ragazzi! Cercavate di me? Cercavamo di sapere dove siamo. Al ranch Lazy S, no? Se non c'è altro da fare. Ehi, e servirebbero due bravi ragazzi? Siamo? Io direi di no. Condò. È un autentico figlio del West, sì? Re della prateria. Ha avuto una sella per culla. I muggiti per Nina Nanna. Nel nostro piccolo? Sicuro. Già, specialmente le vacche, se le sento mi addormento. Beh, mi sembrate ragazzi di spirito. Andate là alla baracca e fatevi dare le tute. Io vi raggiungo. Grazie tanto. Andiamo, vieni, ora abbiamo un lavoro. Salve. Buongiorno, signorina. Salve, Jack. Come va? Che vieni a fare? Ho sentito che Bob Mitchell alloggia al vostro ranch. Sì, è vero. Ti serve? Sì, siamo venuti qui per parlarti. Niente di più facile. Signor Mitchell! Eccolo che viene. Oh, Bob Mitchell, sono molto lieto di trovarla. Piacere di conoscerla. Piacere. E siamo venuti qui per ringraziarla personalmente. Ringraziarla? Certo, ha aderito a Rodeo. Sarà una giornata memorabile. L'incasso è a beneficio dell'ospedale infantile. E avere un numero d'attrazione come lei ci porterà a formidabile. Partecipi al rodeo? Certamente. Questo telegramma è di due ore fa. Il mio vecchio amico, il celebre cavaliere dell'Ouest, il grande scrittore Bob Mitchell, desidera prendere parte al vostro annunziato rodeo. Firmato Martin Manning. Il buon Manning sa sempre tutto. Allora conferma, contiamo su di lei. Bob, un momento. Sarà una fortuna per l'ospedale dei bambini il suo intervento. Va bene ragazzi, contate su di me. Ancora grazie, signore. Grazie davvero. Arrivederci. Salve. Salve. A più tardi. Pallone gonfiato, credi alla tua stessa pubblicità. Bravo, lei partecipa al rodeo e quindi nella squadra della Lazy S. Sa che ho avuto un'idea portentosa? Naturalmente la nostra squadra con questo finirà per perdere il premio per squadre. Ascolti, non creda che sia di mio gusto fare il fantoccio. E allora perché lo fa? Beh, ho sempre voluto fare lo scrittore, ma non ho accumulato che rifiuti da parte degli editori fino a che un giorno ho scritto una storia sul West. Ne ho scritte delle altre e hanno avuto successo e così è cominciato. Il famoso Bob del West è una trovata dell'editore. Ma e lei si presta? E come uscirne? Ormai ci sono troppi interessi là dentro. C'è il gioco, le canzoni e tutto il resto. Migliaia di persone che vivono su un personaggio che non esiste. Non ci avevo mai pensato. La sola ragione per cui sono venuto qui è perché mi è venuto la pazza idea che Bob Mitchell potesse imparare qualcuna delle bravure attribuite a Bob del West. Certo, con un maestro. Sarebbe come dire Alaba, per esempio. O lei, per esempio. Ah, signor Mitchell. Visto che farà parte della nostra squadra, si vorrà scegliere il cavallo, penso. Ma subito ora? Ah, beh, sì, vogliamo che lei abbia il migliore, vero Anna? Venga, Bob. Ecco, Samantha, ora i miei figli, arrestate con voi! Gianni! Gianni! Sei impazzito! Ma io... Perché non guardi dove tiri? Perché non sono curioso. Ah, sei il solito incosciente. E Gianni, Gianni! Cosa c'è? Gianni, sei in collera con si me. Si sa che lo so. Non ho che te al mondo. Senza di te io non so quello che farei. Ti prego, guardami. Metti giù quell'arma! Perdono. Sei proprio incosciente, ora la scarico. Tieni la palla. Sì, sì. Tienila. Ecco, ecco le altre. Apri la mano, andiamo! E metti via quest'arma. Vabbè. E stammi lontano. Gianni, ho ingoiato la palla. Io però non volevo, sai. Sono proprio un grande stupido. Non merito pietà. Meriterei solo un bel calcio dietro. Oh! Gianni! Ehi! Guarda! E metti giù quella roba! Eccola, c'è da scegliere. Senti, Bob, non sei in forma oggi. Bob Mitchell è sempre in forma. Quello là sembra calmo. Va bene, allora quello là, mi piace. Ehi, andiamo nel difficile. Difatti quello non è un cavallo, è un fuoco d'artificio. Meglio un altro. Monta ancora dopo quello che gli è successo, ma è matto. È un suicida,
Non ci sa stare. Lo so. Lo dico al padrone. Ehi, padrone! Perché il silenziatore? Pensate, se parlate di Bobby, io parlo di voi. Ma che può dire di me? Io sono un vero cowboy. Certo. Una salsiccia, prego. Sì, signora. M'ha preso in trappola. Tacerò. E lei? Non parlerò. Grazie. Ehi, voi due! Cercate di legare quel cavallo, quel piccolo baio. Lo sai montare? Quello? Certo. Montalo tu. Ti rifiuti? No, non voglio privarti del divertimento. Un momento, stai a sentire. Tu vuoi che io mi rompa no, il collo? No, però dici... Vuoi perdere il solo amico che hai? No! Ah, mentitore. Insomma, io non ci vado, eh. Facciamo così. Io aspetterò qui e tu vai. Non serve, non mi incanti a me. E allora, tu vai là e io aspetto qui. Ah, così sì. E allora andiamo, andiamo. Fai vedere quello che sai fare, su. Ci siamo? Su, 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 vai. Non quello baio, capito? Stai attento, quello è un diavolo, sai. Ma che fai ora? Che fai? Ho sentito, quello è il diavolo. Ma per modo di dire. Su, prendi la mia corda, è buona. Avanti, avanti, su, fate onore, coraggio, vai. Voltati. E voltati. Su, lancialo. Lancialo, sì, tira. Tira ora, tira. Ecco. Tira, tira. Ancora? Tira. Ma lui tira a me. Forza che viene. Forza. Forza. Che viene. Forza, ma ce ne vuole. Ma tira ancora. Ah, eccolo. Stai buono, ma che bestia è questa? Ne ho preso solo ma un mezzo. No, non questo, quello lì, il baio. Quello là che salta. Che ti fai? Quanto ci vuole? Sono morto. Aiuto! Fagli vedere chi è il padrone. Ma lui lo sa chi è il padrone. Insomma, vuoi farmi arrostire davanti a tutti? No. E allora prendilo. Vuoi proprio che prenda quel cavallo? Chi capisce? Va bene, amico. Ora sì. Saluti a tutti. Ma non così! Rifilati la corda, guarda sì. Come sta buono. Su. Riprenditi la corda. Forza, adesso lavora. Vattene. Tira il laccio, tira il laccio, forza. Sì, lo tiro. Vai di là. Alta, attento, ci siamo noi qua. Attento, ci fai sfigurare. Forza, tira il laccio. Va bene. Attento, attento. È un vero serpente questo. Stai indietro, ma non gli far vedere la sella. Stai indietro, attento. Signor Mitchell, sarà pronto per lei a minuti. Presto, ragazzi. Questo è il posto più sicuro che ci sia. Andiamo, almeno scendi. Quello ci sa proprio fare. Gianni, puoi scendere, fermalo! Prendi la mano! Bravo davvero! Pinotto, ripassa qui davanti! Ma questo va dove vuole lui, come faccio a ripassare? Gianni! Prendi la mano! Oddio! Gianni, dove sei? Sono qui! Mohe! Scendere, Gianni! Ti aiuto! Fai stare, zitto! Ti guardano! Ma che me ne frega, se ti guardano! Quello. Stai zitto! Bravi figlioli! Bel lavoro, ragazzi, non l'avrei mai siete creduto, veramente. Campioni, davvero? Certo! Gianni! Guarda! Oh, poveraccio! È un novellino. Andiamo. Beside the Rio Tonto on a starlit trail, he fell in love with her smile one autumn while the moon was pale. And he knew that she loved him just by the look that she wore that evening beside the Rio Tonto shore. Two hearts were young and happy, love was all aglow. And as they laughed and they dreamed, the heavens seemed to overflow. Then one
day he grew restless to roam and wander once more. He left her beside the Rio Tonto shore. He said his love for her would be undying, and he'd return when his wandering was through. But her poor heart whispered sadly, he's lying. It's strange how it knew, and yet each night she waits there on the starlit trail, and prays he'll come back again some autumn when the moon is pale. And as each evening passes, she sighs and waits just one more. He'll find her beside the Rio Tonto shore. Vuoi darglielo tu, per favore? Io ho da fare. Sì, Ruby. Gianni, è una bella responsabilità. Certo. Va bene? Sì, e ti affido. Sai, coi bambini bisogna saperci fare. Ah, tu sei bravo. Andiamo, tesoro, c'è il tuo lettino, lo vuoi? E daglielo. Andiamo, da bravo, apri la boccuccia, tu. Oh, pare che vada, eh? Mi sento materno. Io sono nato Baglio. Ma che bravi, eh? Cerca di farlo star zitto. Perché? Mi da noi. Avrà una spilla nelle facce. Ho ancora fame? E Gianni? Me lo potevi dire che te ne andavi? Tu credevi di non sposare mia sorella? Che volete da noi adesso? Siamo venuti per il matrimonio di mia sorella. Non posso, sono minorenne. Ti lasceremo solo perché ti prepari il corredo. Ti hanno rilasciato, ma strappolano qualcosa. Gianni! Che c'è? C'è una palla. Che c'hai? Una palla. Dove? Qui dentro. No, Pinotto. È finito. Pinotto. Torniamo a New York. Sono finito. Muoio con le scarpe ai piedi. Povero Pinotto. Ci do la palla. Ma se non hanno sparato? Ma ce l'ho. Ma dove ce l'hai? Dentro la pancia. No. E la sento ballare. E non vuole uscire. Ma è quella che ingoiate. Proprio quella. Quelli sono Hanno tiri. Sparato a non me. Non fare lo scemo. Gianni. Sono soltanto due cowboy che tirano a segno. Allora. Sempre commedia. Non sei più morto, eh? Molto bene, così. Bravo! In quanto tempo? 40 secondi, è un bel progresso. Ma non abbastanza. Guarda, Bob, adesso ti insegno io. Così. Ma guarda un po' quella lì. Il tempo che ci perdi. Questo è l'amore, Pinotto. Ah, no. Sì. No, no. L'amore si fa in poltrona. Non ti pare? Oh. Meravigliosa. Non ci vuol niente. Già, e ora tocca a me? Certo, monta. Beh, proviamo anche questa. Ah, non importa, il piede a terra. No? Inforca. E allora andiamo. Benissimo. Su ora. Dritto. Bob. 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 Oh, Bob. Ti sei fatto male. Bob! Bob! Ehi! È imbroglione. Che state facendo voi due? Stavamo guardando. Già, lei gli sta insegnando il... Il che? 2 e 2 fa 4, 4 e 4 fa 8 e poi c'è la geografia. Andate alla sala, c'è la mungitura. Ehi, che? Ha detto che c'è la mangiatoria. No, la mungitura. Perché? Delle vacche. È tanto piacere, io non sono una vacca. No, le devi mungere.
Senti, certe cose alle vacche gliele farei te, io non ci sto. Senti, lo sai cosa vuol dire mungere? Le vacche danno il latte. Non è vero, li si deve prendere. Va, andiamo alla stalla. Che stai facendo laggiù? Ci provo, ma non ci arrivo. Ehi, tirati avanti. Tirati avanti. È inutile, non ci si arriva. Ti vuoi muovere? Muoviti, vieni avanti. Che bestia dura. Ah, la mia mano, alza la zampa, alza. Andiamo, la zampa. Ecco fatto. E mungila da dietro. Come, da dietro? Certo, non da lì. Cowboy. Alla fine imparerai. Certo. Ma che fai ora? Ma non c'ha quelle cose qui. No, dammi, niente. Dammi il seggio. Senti, dammi, mi vuoi sentire? Sì. Devi sedere sullo sgabello. Ah, sgabello? Sullo sgabello. Bene. Scendi giù. Senti. Vieni. Siedi. Eh? Siedi, siedi. Per fare che? La mungi tu. No, 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 tieni, metti questo sotto. Sotto a chi? Sotto la vacca. Sotto la vacca? Ma tu fai il conto qui. E ora siediti sullo sgabello. Ma tu non vuoi sedere? E non fare più, cretino, tira il latte. Vabbè. No. Avanti, 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 fuori il latte. Ehi, tu, che fai? Mettiti in fila, che ero prima io. Ma guarda che roba! Che stai facendo tu? Questa non è l'ora della poppata. È quello che gli dicevo. Ma tanto il latte non veniva lo stesso. Vediamo, neanche una goccia. E non mi guardi così, sa? Mi guarda pure storto. E Gianni, Gianni, Gianni! Che c'è ora? Fammi provare questa. Ma questo è un toro, i tori non danno latte. Ah no? No. Allora sono quelli che danno il caffè. Oh, andiamo, che muoio dalla voglia di un po' di latte fresco. Quello che si beve in città non è che latte in polvere. In polvere? Quella da sparo. No, idiota. Grazie. Andiamo, su, sbrigati. Quattro rubinetti. Ora vediamo. La vacca ci diverte, eh? Ora però basta, eh? Provaci un'altra volta. Ci ho provato. Insiste. Adesso vedrai. Provaci ancora. Ti sembra che sia l'ora di dormire questa? Alzati, su, su, andiamo, andiamo. Su, su, bello, su, su. Che ti è successo? Salsicce, no. Noccioline, salsicce, noccioline, salsicce. Oh, oh, ora ci siamo. Guarda qui, questo è un brutto segnale. Questo è l'ultimo avvertimento. Devi preparare la licenza matrimoniale. Gli indiani sono stufo di questa persecuzione. Gli do 10 minuti per andarsene. Quanto? 5 minuti per andarsene. Quanto? 10 secondi e me ne vado io. Un momento. Vuoi dirmi che hai paura? No. Così mi piace. Prenderò quegli sporcaccioni. Bene, così. Da quale parte vengono le frecce? Da quella. Da quella? Da quella. Bene. Andiamo da quella.
And in dreaming, we'll sigh goodbye to all we've ever had. Alone where we have walked together, I remember April and be glad. I'll be content. In April, your lips were warm, and love and spring were new, but I'm not afraid of autumn and her sorrow. Fire will dwindle into glowing ashes, for flames and love live such a little while. I won't forget, but I won't be lonely. I remember it and I'll smile. Quando Pinotto lo vede gli piglia un colpo. Ci ho messo quasi tutta la giornata a fabbricarlo. E parla piano. Ecco, mettiamogli l'uscita. Stanno venendo. Ma qui è buio, eh? Accendi la luce. M'ha colto. Dove? Qui nella schiena, guarda. Ah, è gente che scherza con te. Ah sì, scherzano con questi affari. Vabbè. Belli scherzi, ogni volta che vado in giro sai quello che succede. Che cosa? Ogni tanto ne arriva una. Fai un orazzo. Dai, su, andiamo a letto. Buonanotte. Gianni? Ma se è finto, non lo vedi? L'hanno messo qui per spaventarti. Ci sono riusciti. Ma guarda, sei convinto che è un fantoccio? Andiamo a letto, su. Andiamo, vieni a letto. Non mi fai paura, eh? Prendimi il sapore. Andiamo, vai a prenderlo. Hai capito? Portami il sapore. Ma perché non ci vai da... Portami il sapone! No! Mi vai a prendere il sapone, caro. Subito, no. Sei finto, eh? Eppure, se fossi quello vero, ti farei vedere. E che bel posto, neanche un attaccapanni. Che gente. Io... Gianni, è vero, tira i coltelli. Ma non dire scemenze. Ti giuro, ma infilato il cappello, guarda. Allora? Hai sognato. Eccoti il cappello senza coltelli. Ah no? E questo l'hanno fatto le signore? Guarda, te l'avevo detto che era un fantoccio? Avanti, non aver paura. È finto. Guarda. E ora basta. Vieni a letto. Sei un visionario. Sei finto?
Tu somigli a quel tipo che mi ha dato il rinfrescante indiano. Direi che si è mosso. Ti sei mosso? No. Ah. Ora vediamo. Succhiati questo. Così. Sarò visionario, ma... Io ti dico che è finto. Sì, ma tira calzoni. Vieni con me. No. Andiamo, non fare storie, no. Vieni con me. Ecco, qui ha tirato il coltello. Hai sognato. Quello là? Ma guarda. È vivo, ma vieni è vivo. Qua, eh. Ma non lo vedi che è un fantoccio? No, lo dici te, è vivo. Ti dico che è vivo. Ah. Mi ha dato un pedatone. Sei fuori di cervello, è impossibile. A vedere. Ah, ecco, sì, vediamo. E ora? Cosa aspetti? Ma, e chi lo sa? È finto. Lo vedi che si muove? Ma si capisce, gli hai dato una spinta? È vivo. Ma vattene a letto. Credo che tu sia isterico, sai. Visionario. Prenditi la camicia e buttati sul letto. Dove vai? A mettere la camicia, perché qui mi vergogno. Va bene, sì, fa come vuoi. E ora cerca di dormire. E che si va a fare a letto? Cerca di star tranquillo, spengo io. E soprattutto non cominciare a vedere indiani dovunque. Siamo intesi? Niente indiani, neanche l'ombra. Non penso a altro, ce li ho in testa. Beh, pensa ad altro, pensa alle ragazze. Penserò alle ragazze, ma sognerò gli indiani. Andiamo, dormi. Lei è dottore? Precisamente. Deve curarmi. Sono malato. Dove mi volto non vedo altro che indiani. Anche quando dormo vedo gli indiani. Non so com'è. Bene, lei non poteva capitar meglio che qui. Bene. Qui non ne vedrà. Cosa c'è? Si calmi. Buono, si calmi. Lei è eccitato, ha bisogno di riposo. Venga con me. Già? Venga un momento qua, per favore. Venga con me, la prego. Si accomodi. Venga. Entri qui. Ecco il suo letto. Signorina. Eccomi. La sua infermiera. Un'altra pena. Lei è indiana? Io no, ma cosa mi dice? Maniaco, sa, cerchi di evitargli le emozioni. Che cosa devo fare? Appenda il suo vestito e cerchi di dormire. Se vuol qualcosa mi chiami. Oh, che magnifica aiuola!
Ora devo annaffiarla. Alla penna. Anche lei. Ora basta. Anche lei. Il rinfresco indiano. Chiedi perdono, giammai. Chiedilo, giammai. Chiedilo, giammai. Chiedilo, giammai. Favorisca. Acqua! Rosa è svenuta! Svenuta? Sì, è sua sorella, ha ingoiato il fuoco, ci vuole l'acqua! Ci vuole l'acqua? Sì, ci penso io! Aspettate! Ora il telefono subito, eh! Ecco qua! Pronto, pompieri? Ci vuole l'acqua! Rinfresco indiano! Chiedi perdono! Giammai! Chiedilo! Giammai! Oh! Col dito! Ma non credevo! Finiti le cartucce. Oddio! Ce n'era uno. Sì, ce l'hai ancora? Vuole che le legga la mano? Generale Custer! Arrendetevi! Gianni! Gianni! Ah, Gianni! Gianni, svegliati! Che è? Svegliati! Ma che hai? Ho paura! Che è successo? Tutta la stanza era piena di indiani! Sì, sono entrati in due! Due erano, dice! Che li perdono! No! Sì! No! Sì! No! Sì! No! Boom! L'ha colto! Calmati! Ma che cosa credi che sia stato tu? Mamma. Hai sognato, ecco! E tutti quegli indiani! Ma dove erano? Tutta la stanza! Ma non c'è un solo indiano qui! Ma no! No! Va bene, di là è pieno di morti! Ma va, smetti! Gianni, c'era tutta quanta la tribù, meno il capo, quello del coltello! Al capello, ricordi? E tu hai ancora paura di quello? Io? Lo credi ancora qui? Mm. Bene, facciamo un'ispezione. Ma io li ho visti. Andiamo, andiamo, aspetta. Lo vedi? No, lì non c'è. No. Oh. Qui nemmeno. Qui non c'è? No. Qui non c'è? No. Oh. Oh. Qui non c'è. Come vai a finire? O ti spezzi il cuore o ti spezzi il collo. Però mi spezzi anche il portafoglio. Signor Mitchell. Che c'è? Io sono Anderson. Piacere. Il signor Comey, la mia baglia. Piacere. Buonasera. Io ho un locale giù in paese, lei non c'è mai venuto. Ho un po' da fare in vista del rodeo. Sam Shaw pensa che la squadra delle Zies vincerà con lei dentro. È venuto da me a scommetterci $1,000. Il signor Shaw fa scommesse? Non avrei mai creduto. No, di solito non gioca, ma ha speso tanti soldi per rimodernare il ritrovo che forse spererà di rifarsi col gioco. Allora conto vederla da me. Buonasera. Signor Anderson. Quello non è venuto qui solo per parlare. Lo so. Mi voleva? Scommetto per la Lazy S perdente 10.000. 10.000? Sì, ma il mio nome non deve figurare. Senz'altro. Scusi tanto. Lei è nella squadra Lazy S? Esatto. E tiene 10.000 sulla squadra perdente? Esatto. Va bene. Lei è un po' complicato. Arrivederci. Sei pazzo da legare. Come lo sai? $10,000 per indennizzare il vecchio della perdita che gli procurerai. Sei un gran scemo. Sì, sai che ti dico che te vorrei ballare. Balla? Ma io però non ci so fare. Che ci vuole? Vai là e balla solo. Ah già. Che ci vuole? Pensate. Che c'è? Me l'ha rubato. Che cosa? Me l'ha rubato. Ma che cosa? Già. Che t'ho rubato? Sono sicuro che ce l'avevo quando sono entrato. Ma chi? L'altra gamba. Ora volevo ballare con le ragazze, ma come faccio? Ma senza la gamba? Ma eccola qua, la gamba. Oh, non ci avevo l'hai pensato. L'hai trovata. Funziona. Cretino. Salve. Lei balla? Certo. E perché non va a ballare? Ma vieni qua. Oh,
Come si va, Anderson? Devi sapere che io personalmente ho scommesso $100 che la tua squadra perderà domani. E lo dici a me? Perché tu sappia che vento tira. Lo devi raccontare a Bob Mitchell, è lui il caposquadra. Ha scommesso da me $10,000 sulla vostra squadra perdente, lui ne sa qualche cosa. Così anch'io ho scommesso con quell'informazione. Anderson, tu stai mentendo, ma se è vero, lavorerò in modo tale domani che nessuno ci vincerà. Abbiamo l'ordine di portarti con noi. What kind of old-fashioned jive is that you've got? Take it from me, Pops, it's not so hot. You say it's an old square dance up there. Well, you're right there, it sure is square. Don't be a chump, do a square dance, but make it jump. What you say, we all go rockin' and reelin'. Make the old Virginia reel really hot. The corn will try to be planted in jive, and I'll bet that it pops your top. Hit the timber and go rockin' and reelin'. Do the boogie if the beat is in eight. You just know where it could dance in square, cause you swing like a rusty gate. And put rhythm to your do-si-do, and it's easy to make it fix. Keep jumping when you're heel and toe, and if you really wanna get your kicks, swing your partner when you're rocking and reeling. Do your dancing like you haven't a care. You'll be first class, you'll be cooking with gas if you're rocking round the square. Ruby, Ruby, we want Ruby, she's the gal on the mellow side, Ruby. Sì, signorina, lo diceva quel tipo ad Alaba. L'ho sentito io con l'orecchio buono, questo qua. No, è questo. Ah, sì. Ma non è possibile. Come può scommettere contro se stesso? Lo domandi ad Alaba. Oh. Buongiorno a tutti. Oh, eccolo qua. Bel tipo lei. Io non posso che colpirla con uno sguardo di disprezzo. Ma che gli piglia? Che succede qua? Bob, tu hai scommesso con Anderson che la Lazy S perderebbe oggi? Oh. E chi te l'ha detto? Senti, Anna, io monterò oggi con intenzione di vincere. Per conto mio, lei può montare su un treno che la riporti all'est. Ascolta, Anna. Anna! È finito? Andiamo. Un momento, mi date un passaggio? Avanti, Pinotto, andiamo. Ma no, qui c'è un equivoco. Niente equivoco, lei è un bambino cattivo. Andiamo. No, sentite, vi spiegherò. No, non c'è niente da spiegare. Come vuole spiegare perché scommette contro se stesso? Ma... Però me lo spieghi un po', sono proprio curioso. Capite perché ho fatto quella scommessa? $10,000 per amore. Questo è cuore. E anche fegato. E tu che l'hai detto alla signorina? Hai rovinato un romanzo. Tagliati la lingua. Tagliarmela? Non ho altra arma che quella. Dovrei darti agli indiani. Ma no, Gian, non scherzare. Tutto meno che questo. Ferma. I soliti ragazzini che giocano con la fionda. Aspetta, li levo. Lascia quelle pietre. Dammi quella pistola. Ehi, cos'è questa storia? Stia tranquillo, non le faremo nessun male. Presto, Gianni, cerchiamo aiuti. Presto. Non voglio sapere perché ha scommesso. Quel che mi preme è che la Lazy S perda. E questo è certo, ora che non ha più né lei né lui. Già. E lei vedrà, signor Bob, che da qui non si scappa tanto facilmente come nei suoi libri. Come, lei li ha letti? Tutti li ho letti. Quanto mi è piaciuto quel preso da fuori legge. Magnifico. Te lo ricordi, Anderson? Te lo prestai. Svolgevi in un ambiente come questo, vero? Sicuro, proprio come questo. Da. Io ero il prigioniero. Il fuorilegge camminava su e giù. La finestra era aperta. Dai. Thank you.
Bravo! Sì, sei ferito? Cosa da niente, torniamo al rodeo. Assicuriamo prima l'amico qua. Troverò aiuto. Dovevamo restare lì ad aiutare Bob. Ehi, accelera! Senta Bob! Guarda! Accelera! Si avvicinano! Forza! Accelera! Forza! Vinci, ti dico! Vinci! E sta spingendo! Aiuta! Vinci! Vinci anche tu! Forza! Basta che ti faccio! Marcia avanti! Accelera! Accelera! Avanti! Eh? Leva il freno! Eh? Leva il freno! Leva il freno! E leva quel freno! Levalo! Levalo! E ora che ne fai? Volalo! Va bene! Andiamo, Pinotto! Non lasciare il volante! Riprendi il volante, Pinotto! Non lasciare il volante! Ehi, ma cosa fai ora? Ma che fai? Rollo a vincere! Ma piantala! Gianni! Gianni, ho perso il controllo! Cosa c'è? Il caffè, dov'è? Eccolo. Ah, grazie. Indico io, Bob nei guai. Metti in marcia, avanti. Questo è eliminato, ne restano ancora sei.
ma non gliela faranno. Credi che possano avere ancora un filo di speranza? Lasciamo le malinconie, Manning, e andiamo a bere qualcosa. Il prossimo numero è la gara di acrobazie per donne a cavallo. In bocca al lupo, Anna, c'è in gara qualche cosa di più che il premio. Qualcosa di più? Anderson mi ha detto che ho offerto con $10,000 in caso di perdita. $10,000? Ma allora, è che Bob voleva indennizzarti se perdeva. È un ragazzo scrupoloso. Ora vedrai. Avanti! Eccoci qua, Alabam, sale in macchina. È ferito, no, papi. È solo una piccola... Sangue! La squadra LDS è al secondo posto con 27 punti. Nel singolo per donne è prima la signorina Anna Shaw. Ed ora nel grandioso torneo finale per la presentazione delle specialità e sarà la partecipazione del celebre Bob Mitchell. Ma dov'è Bob? L'avete visto? No, non si è visto, anche Alabama è sparito. Oh, e dove sono andata? Anna, sarà molto meglio che Bob non cavalchi. Ma come, non deve cavalcare? Bob Mitchell è atteso alla linea, i giudici aspettano. Non ne ha il coraggio, vedi? Visto che Bob Mitchell non si è presentato, la gara è chiusa e si proclamano vincitori. Rettifico, la gara è aperta, arriva Bob Mitchell! Presto, presto! Portate Alabama al pronto soccorso. Che gli è successo? Gli hanno sparato. Sparato? Ti spiegherò poi, senti, quella scommessa... Ho già saputo, ma adesso monta subito a cavallo. E forza, Bob! But they're his friends, and that's enough. They're tried and true men, and they're the better.